La voce degli studenti la ascolti solo su radioeco.it. Allora, buonasera a tutti gli ascoltatori, siamo con il direttore Domenico Laforenza, direttore dell'Istituto di Informatica del CNR e del Registro IT. Che cos'è il Registro IT? Il Registro IT lo possiamo definire semplicemente come l'anagrafe dei nomi a dominio di Internet, cioè ogni nome a dominio che viene assegnato sotto il punto IT viene assegnato dal nostro istituto. Ok, quindi lei oggi alla Versiliana parlerà anche del futuro di Internet. Dove sta andando Internet? Verso che direzione sta andando? Allora, dire in due parole dove sta andando Internet è di una difficoltà incredibile, nessuno è in grado secondo me di dirlo. Quello che è molto importante invece è che Internet sta diventando sempre più una realtà estremamente importante per la vita sociale ed economica di tutti i paesi al mondo e del genere umano, nonché fonte di grande possibilità di libertà di espressione, fonte di opportunità diciamo occupazionale. E come tutte queste rose possono dire, ci sono anche ovviamente delle spine. Le spine sono derivate dall'uso di Internet, per esempio per la violazione della privacy, se ne parlerà oggi nella mia conferenza. Il problema del non ancora risolto del tutto della proprietà intellettuale in Internet, cioè l'idea che io sono realizzo qualcosa e quel qualcosa vorrei che mi fruttasse qualcos'altro in termini economici. Qualcuno pensa invece che no, se c'è in Internet io posso prenderla a prescindere. Ovviamente diciamo, la virtù sta sempre nel mezzo, bisogna trovare un punto di equilibrio. Un'altra questione molto importante è la neutralità della rete, cioè che le informazioni che viaggiano sulla rete devono viaggiare tutte alla stessa diciamo, velocità, inteso non ci deve essere nessun elemento di rallentamento né di natura politica né di natura tecnica che fa sì che qualcuno possa accelerare o ridurre la velocità di un'applicazione, per esempio, per motivi economici. Bene, tutto questo si parlerà. Ovviamente dal punto di vista tecnologico molto viene fatto. Ci sono i programmi della Unione Europea, uno di questi programmi si chiama il settimo programma quadro che sta per terminare, dove l'attenzione verso il futuro di Internet, cioè la rete che verrà in termini tecnologici, in termini scientifici, è molto alta. C'è un chapter, un capitolo particolare che viene sviluppato su questo discorso. E ovviamente anche la prossima onda di ricerca finanziata dall'Unione Europea è legata diciamo intimamente a quello che Internet è. Quello che Internet è quello che Internet sarà. Quindi Horizon 2020 è un nuovo programma di 5 anni che partirà nel 2014, dove ancora Internet giocherà un ruolo fondamentale. Le tecnologie sono svariate, per esempio moltissimo verrà realizzato e specializzato in termini di fibra ottica. La fibra ottica è un elemento fondamentale, i dispositivi ottici per far questo. A Pisa stesso abbiamo delle scuole molto importanti che lavorano su questo, come la Scuola Superiore Sant'Anna, la Ericsson, il CNR e così via. Lei ha parlato anche di pirateria. Ultimamente ci sono anche delle misure che stanno prendendo i governi, come il tentativo per esempio di far approvare la PAIPA, la SOPA. Ecco, qual è la sua impressione rispetto a questi due, allora, la mia... queste due leggi, questi due disegni di legge? Perché poi non sono stati... Io faccio mio quello che l'Europa e molti stati d'Europa stanno facendo. Dopo che molti stati hanno firmato per sostenere azioni in questa direzione, in realtà viene fatta marcia indietro, viene fatta in queste ore marcia indietro, perché regolamentare per legge in maniera quasi unilaterale questo tipo di discorso è molto complicato. Quindi la mia attenzione è che sicuramente non si può permettere alla rete di essere un far west generalizzato, ma nel contempo la mia forte perplessità è sulle azioni coercitive imposte dall'alto verso queste direzioni. Secondo me l'equilibrio su queste attività passa per una forte attenzione all'uso consapevole della rete, per una forte attenzione all'uso e agli abusi che vengono fatti, ma tutte queste cose dovrebbero essere regolate con leggi, secondo le leggi ordinarie, anche se riviste in chiave Internet. Cioè l'idea, per esempio, che un provider possa essere accusato di essere connivente con chi ha postato degli oggetti, del materiale ovviamente vietato dalla legge e così via, questo non è assolutamente un fatto che io condivido, perché renderebbe i provider correi di una situazione che non hanno generato, né spesso possono avere gli strumenti per poterlo fare in maniera preventiva. E su questo è molto famoso e ha destato scalpore quando fu postato tramite YouTube
un video preso con un telefonino in una scuola di Torino, dove veniva, diciamo, trattato molto male un ragazzo afflitto dalla sindrome di Down, che veniva poi postato sulla piattaforma. Ovviamente ci fu un problema, Google su questo fu accusata dai giudici italiani di essere stati disattenti a questo. Io quello che dico è che ovviamente nessuno può fare un'azione ex ante di verifica. Un'azione esposta a fronte di una denuncia dove la polizia postale e la magistratura intima a un provider di rimuovere, questo è un fatto oggettivo e civile. Quello invece che il provider, l'internet provider, deve essere proattivamente lui responsabile di questa operazione, io lo trovo, oltre a una castroneria tecnica, lo trovo ingiusto dal punto di vista, diciamo, giuridico. Perfetto. La ringraziamo, è stato molto gentile. Grazie a presto. La voce degli studenti la ascolti solo su radioeco.it.